che era la possibilità di dire: miei fedeli conti paladini, questo è il giorno della Pasqua rosata, siamo qui riuniti paladini e amici del popolo arabo per grandi festeggiamenti che si faranno. Questo poteva essere Carlo Magno, maestro, il vostro fedelissimo conte Viano, umile come il ciunco, puro come il stello di rocca ai vostri servitori. Comandate, io obbedirò, una voce gutturale del traditore. Maestra, lasciate che questi fanatici guerrieri musulmani che con tanta arroganza hanno risalito la via del sud ci chiamino sotto le mura di Parigi. Vedrete come le scimitarre musulmane si spezzeranno battendo sul ferro cristiano. L'epicità della voce di Orlando o la sottigliezza e la brillantezza della voce di Rinaldo. Maestra, coraggio, perché questa volta tanta preoccupazione e tanta apprensione? Animo, la gagliardia, il coraggio, ma soprattutto le spade. I vostri conti paladini voi, maestra romani, conoscete abbastanza bene. E vedrete che anche questa volta riusciremo a sconfiggere gli invasori e le bandiere con la mezzaluna che hanno insultato il cielo della nostra amata Francia si spezzeranno sotto la gagliardia e il valore dei conti paladini. Questo poteva essere Rinaldo. Quindi tutta una serie di paradigmi espressivi che sono nelle mie orecchie sin da bambino.